Abruzzo, buongiorno, siamo tornati all'Aquila, faremo un percorso particolare, oggi è una partenza particolare perché alle mie spalle c'è la Fontana delle 99 Cannelli, in mia compagnia un grande gruppo di corridori della Ciclocrall L'Aquila e non solo, arrivano anche da Tortoreto oggi, ma come sempre con me c'è Maurizio Formichetti, c'è Ivo Pagliari e c'è la maglia di campionessa europea di Chiara Ciuffini. Ciao Chiara, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao Ivo, buongiorno. L'apertura la dedichiamo come sempre a Maurizio, no Ivo? Assolutamente sì. Maurizio, partiamo dalla Fontana delle 99 Cannelli, uno dei monumenti più belli del nostro Abruzzo. Andremo verso Campofelice salendo dalla strada vecchia di Rocca di Gambio. Sì, faremo. Allora, premetto che stiamo qua in una delle principali bellezze di L'Aquila, famosa in tutto il mondo, 99 Cannelli. Andremo su a Rocca di Gambio, faremo una bellissima salita, circa 18 km, non impegnativa, ma i chilometri si faranno sentire, dove arriveremo a Rocca di Gambio. Poi saliremo a Campofelice, passando per il tunnel, ritorneremo all'Aquila, insomma, un'altra bella giornata tra le montagne del nostro Abruzzo. Beh, grazie a te, grazie a Rete 8 che mettete a disposizione, che mette a disposizione questa bellissima trasmissione per far conoscere le bellezze di questa regione. Come ho sempre detto e mi ripeto anche ad essere molto ripetitivo, con questa trasmissione tu, io, tutti gli amici che hanno partecipato cerchiamo di far vedere quali sono le qualità positive di questa regione. Qualcosa si sta muovendo e spero che nel prossimo futuro questa regione arrivi ad essere uno dei fari almeno del centro Italia per quanto concerne il turismo. Noi partiamo, c'è tanta salita. Maurizio, ti fa più paura Ivo o più paura Chiara? No, mi fa più paura Chiara, che stimo tantissimo, è una ragazza forte, campionessa europea, la seguo su tutti i canali social, è una bravissima persona.
Piano piano, Chiara, mi raccomando. Grazie. Ivo, garantisci tu. Noi controlliamo da dietro. Andiamo con Donatello Ricci, che saluto, partiamo per questo nuovo numero di Strade d'Abruzzo. Sosta nel nostro percorso verso Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo e Campo Felice, e qui siamo alla deviazione tra Strada Vecchia e Strada Nuova. Noi faremo la Strada Vecchia per andare su in montagna, abbiamo percorso una parte di salita che adesso Ivo Pagliari ci commenta un po'. Eravamo a Cavalletto d'Ocre, San Felice d'Ocre, prime pendenze interessanti, Ivo. Sì, abbiamo percorso più o meno 8 km di salita, come dicevamo inizialmente, tutta più o meno al 5%. È una bella salita che non stressa le gambe, però insomma ti fa viaggiare abbastanza bene. Siamo a 10 km da Rocca di Cambio. Chiara, intanto ci racconti un po' cos'è questa maglia? Beh, questa è una maglia per me importante, perché comunque al primo anno di rientro alle Gran Fondo è stata una conquista importante. La maglia di campionessa europea Gran Fondo. E ne vado fiera, soprattutto perché comunque è venuta grazie a tante persone che comunque hanno creduto in me, nelle mie gambe, ma soprattutto nella mia passione. Chiara, noi andiamo verso Campo Felice, Rocca di Cambio, queste sono le tue strade dove ti alleni sempre. Che salita incontreremo adesso? Qui Maurizio ti sta ascoltando perché è un po' preoccupato. No, è una salita, per me è una salita stupenda, perché come diceva Ivo, non stressa le gambe, ma è comunque una salita che permette un bel ritmo. È stata più volte percorsa anche dal Giro d'Italia dilettanti. È bella, ha dei panorami fantastici e per me sono le salite del cuore, perché ho un passo da casa. Noi adesso andiamo a provare, promesso Chiara, piano piano. Assolutamente. Maurizio, sei pronto ad accettare la sfida di Chiara? Io sono sempre pronto, anche se poi faccio fatica. Volevo sottolineare una cosa: questa è una salita tipica delle Alpi francesi, la Tour de France, lunga, pedalabile, veloce, dove su queste salite è più facile staccare una persona di 2 minuti rispetto a una salita al 20%, dove le distanze fra i primissimi sono nell'ordine del 10-20 secondi. Se mi dici così stuzzichi la mia fantasia però per oggi. Ma guarda, rispetto a 20 giorni fa sono migliorato, quest'inverno mi allenerò forte, così se Dio vuole il prossimo anno, quando faremo Strade d'Abruzzo, ti staccherò ogni volta. Va bene, questo faccio finta di non averlo sentito. Maurizio, dimmi una salita, tu le hai fatte tutte con le Gran Fondo e con il tour delle salite francesi, una salita che ti fa pensare a Rocca di Cambio. Le Des Alpes. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, with your head. Oh,
Maurizio, siamo arrivati ai 1383 metri del valico di Rocca di Cambio. Abbiamo fatto una salita molto lunga, bella, pedalabile, con pendenze mai superiori al 6%. Beh, come abbiamo detto prima quando ci siamo fermati, è una salita bellissima, lunga, panoramicamente bella, con l'Aquila sullo sfondo. Una salita per chi si vuole allenare, per chi vuole godere di panorama, deve venire qui. Ripetiamo, l'Abruzzo è bello in tutte le sue sfaccettature, l'Abruzzo aquilano è storico. Siamo qui vicino all'altopiano delle Rocche, avremo il Sirente, avremo Campo Felice alle nostre spalle, non lo vediamo, ma c'è sempre la sua maestà, il Gran Sasso. Invitiamo tutti a venire a pedalare, a visitare e a camminare in queste zone. Chiara, commentacela un po' tu tecnicamente, poi passo il microfono a Ivo. La salita di Rocca di Cambio, la Strada Vecchia. Sì, questa è una salita spettacolare. Io, è la mia salita preferita d'inverno, perché permette di fare dei bellissimi lavori non avendo delle pendenze molto, molto troppo importanti. Paesaggisticamente parla da sola, e in più la nostra fortuna è avere comunque pochissimo traffico, quindi anche sicurezza. Siamo veramente fortunati a poterci allenare in questi posti. Ivo, il commento l'hanno fatto Chiara e Maurizio, ci ha appena mandato una foto dall'eroica Paolo Di Ruscio. Beh, innanzitutto facciamo un in bocca al lupo a Paolo, che sta affrontando questa bella sfida, tra l'altro, che è una manifestazione bellissima. Certo, oggi dobbiamo dire che insomma, se l'è cavata abbastanza bene, soprattutto perché la sua assenza non gli ha consentito di prendere, diciamo, una vera stoccata da Maurizio, che oggi l'ho visto in forma, tra l'altro scattare un paio di volte in salita. Infatti un po' di paura di Maurizio, questo è il comune più alto degli Appennini, Rocca di Cambio, 1383 metri sul livello del mare. Faccio una rettifica. No, non rettifichi, perché ha detto bene. Sei andato forte in salita, ci hai messo in grossa difficoltà. Il comune, tra un po' passeremo nel paese, poi lo conosceremo nel dettaglio. Ora andiamo a Rocca di Mezzo, dove ci aspetta il sindaco, e abbiamo anche una sorpresa per noi. Donatello alla telecamera sarà sicuramente contento della sorpresa. Venite, Rocca di Mezzo. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, siamo arrivati al centro di Rocca di Mezzo, siamo naturalmente in provincia dell'Aquila, siamo andati a trovare il sindaco Mauro Di Ciccio per commentare questo bel paese della montagna aquilana. Sì, ecco, io dico che Rocca di Mezzo rappresenta per l'Aquila quello che rappresenta Courmayeur per Torino. Parlo di Rocca di Mezzo, ma mi piace parlare dell'intero territorio, perché con gli altri due sindaci, che sono Rocca di Cambio e Ovindoli, noi portiamo avanti una politica di territorio, perché altrimenti da soli non si va da nessuna parte. Questo è un territorio che può dare molto. È un territorio, ricordiamo, che è a meno di un'ora di macchina da Roma, quindi abbiamo questo grande bacino di utenza e dobbiamo essere capaci di intercettarlo e di offrire loro situazioni di agiatezza, di poter passare e trascorrere vacanze in piena tranquillità, ma offrendo una rete di servizi che sia in grado di poter attrarre quello che è il più grande bacino di utenza, che è quello di Roma, insomma. Estate e inverno, Rocca di Mezzo offre
tanto sia nella stagione calda che in quella fredda. Sì, assolutamente sì. Devo dire che per quanto riguarda l'inverno noi siamo limitati e comunque legati al discorso che ci sono le due stazioni sciistiche. Ovindoli e Campo Felice. Ovindoli e Campo Felice, ma dovremmo essere bravi come tre sindaci a proporre anche situazioni diverse da quelle che sono le singole stazioni e quindi di poter promuovere anche io quello che chiamo l'altra neve, il discorso per esempio delle ciaspolate, il discorso dell'accompagnatore di media montagna, dell'alpinismo, quindi voglio dire va un attimo incrementato anche quello che è il discorso diverso dello sci alpino, quindi perché va anche molto di moda adesso, no? oltre lo sci alpino classico va di moda andare in giro per montagne con le pelli di foca e quant'altro, e quindi bisogna incentivare queste situazioni, bisogna incentivare, io vedo che voi girate il nostro territorio con le biciclette, bisogna incentivare anche i percorsi attraverso situazioni di questo tipo, per esempio noi abbiamo in mente di almeno per la prossima stagione di mettere in atto un discorso di bike sharing. Noi siamo pronti anche a promuoverla perché per noi quando si parla di territorio e di bicicletta è musica per le nostre orecchie. Sindaco, grazie per l'accoglienza. Grazie a voi. Si avvicina l'inverno, quindi in bocca al lupo per la stagione virgolette fredda, perché qui nel comprensorio si va alla grande. Buon lavoro, il prossimo anno verrà con noi in bici, eh? Assolutamente sì. Voi sapete che qui noi abbiamo comunque una che dobbiamo rimettere a posto, però noi abbiamo investito anche sul discorso di una ciclabile, qui ci sono 36 km di ciclabile che uniscono idealmente tutto il territorio, Vindoli, Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo. Abbiamo fatto un investimento un po' di anni fa, adesso devo dire che non è messa benissimo e quindi i tre comuni devono mettersi in testa di investire per fare in modo che possa essere attrattiva in questa direzione. Sindaco, la prossima estate ci porterà sulla ciclabile, lei verrà in bici con noi e sarà tutta perfetta. La strappiamo come una promessa. Grazie sindaco. Grazie. Assessore lo sport, comune di Rocca di Cambio, Roberto Morgante, sempre un piacere venire qui perché Rocca di Cambio offre tanto l'inverno e l'estate. Sì, questo è un paese votato al turismo e noi stiamo facendo di tutto che il turismo sia un turismo sportivo, perché con le biciclette abbiamo una pista ciclabile di circa 36 km. Ecco, con il sindaco di Rocca di Mezzo abbiamo strappato la promessa che il prossimo anno voi dell'amministrazione tutti quanti pedalerete con noi. Va bene. 36 km di pista, Maurizio, ascoltato? 36 km di pista ciclabile. Pista ciclabile che prende tutto il comprensorio dell'Altopiano delle Rocche. Adesso qui noi non parliamo più come singolo comune, parliamo con il comprensorio, perché è inutile avere ancora questi campanilismi che ci dividono, ci dobbiamo unire per portare avanti quelle che sono le nostre idee, i nostri progetti e quant'altro. Le strade d'Abruzzo offrono tanto, so che voi a Rocca di Cambio avete un piccolo sogno parlando di ciclismo, poco fa avete fatto una bella cicloturistica anche di Ubici Monamur, abbiamo fatto vedere le immagini, so che avete un grande sogno, Maurizio vi ascolta. Sì, il nostro sogno è quello di riportare una tappa del Giro qui a Rocca di Cambio, l'ultima l'abbiamo fatta nel 2012, ce ne sono state altre due negli anni 60 quando c'era il Cavaliere del Lavoro Aldo Iacovitti che era sponsor di queste manifestazioni, quando c'era Vito Taccone che era in piena attività agonistica e lui era diciamo un cittadino di Rocca di Cambio perché veniva spesso qui ad allenarsi e pertanto il nostro sogno è quello di riportare qui
una tappa del Giro d'Italia. Magari anche sulle piste di Campo Felice. Magari sulle piste di Campo Felice. Ma poc'anzi Andrea mi diceva che lui aveva in mente un arrivo proprio sopra gli impianti con il buon Vito, pure avevamo questo sogno di fare una tappa su a Campo Felice, vediamo un po' se si riesce a organizzare qualcosa. Assessore, io la ringrazio, adesso allora noi con le telecamere andremo proprio sulle piste di sci di Campo Felice, così Andrea Mammarella, che intanto saluto e che ho visto, caro Alfonso Trilli, tuo collega, stava con i primi in salita, devi guardare come si fa, giusto Andrea? Giustissimo. Tra un po' Andrea ci farà vedere quella che è l'idea davvero spettacolare, che riprende un po' le planche de belle figlie del Tour de France, dove Giulio Ciccone vestito la maglia gialla. Andiamo a Campo Felice. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt, but in a second you'll be coming back, back for seconds with your pain. Just can't help it. No, no, you'll play along. Let her lead you on. You'll be saying no, no, then saying yes, 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 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Alle mie spalle gli impianti di risalita di Campo Felice, lo slogan è un mare di neve e di sole. Chiaramente è lo slogan valido per l'inverno, perché ogni volta che veniamo qui con le telecamere di neve d'Abruzzo riprendiamo sempre un paradiso dove si scia davvero con grande piacere ed è sempre pieno di tanti appassionati. Oggi siamo qui con le bici, siamo arrivati al termine di questa puntata di Strade d'Abruzzo. Io al padrone di casa, perché Aquilano Doc, Ivo Pagliari, gli faccio commentare un po' il giro che abbiamo fatto toccando i paesi di Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio. Beh, diciamo che abbiamo toccato due dei comuni più alti d'Italia, bellissimi, dove avete potuto notare le caratteristiche paesaggistiche di questi paesi. La salita è stata bellissima, come hanno commentato anche Maurizio e Chiara precedentemente, una salita di 18 km al 5%, pedalabilissima ma dura, appunto perché è molto lunga. Prima del tunnel anche qualche punta al 10%. Sì, prima del tunnel, poi abbiamo fatto la salita del tunnel, sì, questa è abbastanza impegnativa, seppur una salita molto corta, però molto impegnativa, con punte come dicevi tu del 10-11%, però l'abbiamo fatta bene, dai, a buon ritmo. Grazie come sempre Ivo Pagliari, ti vedo ogni giorno sempre più in forma, Ivo. Grazie. Maurizio, eccoci qua, siamo arrivati a Campo Felice. Dai, dammi un giudizio, tu che sei esperto delle montagne di tutta Europa. Un giudizio, io do un giudizio sul posto, sto ammirando la piana che c'è davanti a noi, sto guardando gli impianti e mi sono sempre chiesto come mai al nord sono riusciti a fare il Dolomite Super Sky che parte da est e arriva a ovest, e qua in Abruzzo con le nostre 10-11 stazioni sciistiche non riusciamo ancora a fare un unico ski pass. L'emblema della negatività è la zona di Mammarosa, dove a Passolangiano ci sono due impianti e bisogna fare due ski pass, e se si va su a Mammarosa devi fare un altro ski pass. Sono le incongruenze di questa. Sembrava strano che oggi non eri polemico. No, non sono polemico, sai, sono realista. Io mi auguro che ci sia nei prossimi anni una concretezza di mettere sul tavolo della regione i vari comuni che ospitano gli impianti di sci per fare un unico ski pass, perché inconcepibile, in ogni posto che vai devi fare uno ski pass. Fammi la tua intervista, mi avvicini il microfono. Avvicina Maurizio, ti faccio una domanda, ti faccio. La planche de belle filles, che è successo quest'anno al tour? È successo che l'arrivo era negli anni scorsi quando vinse Aru, era quest'anno hanno fatto l'ultimo chilometro e mezzo su uno sterrato. Sì, l'ho visto, mi è stato già consigliato, vorrei venire, lo verrò a vedere nei prossimi giorni così mi rendo conto se in futuro sarà fattibile. L'unica cosa, e lo dico, che al momento devo mettere questa bellissima zona fra qualche anno, perché 2021 ci sono già delle prenotazioni che erano anche per il 2020 e dobbiamo dare prima corpo a... Facciamo così, guarda, lo dico davanti ad Andrea Mammarella che ora vado a salutare, mi fa un po' strano vederlo senza la divisa da istruttore nazionale di sci, però avete visto nelle immagini, eravamo rimasti in pochissimi davanti in salita, Andrea era con noi, quindi Alfonso Trilli, guarda e impara, giusto Andrea? Guarda e impara.
2022, Andrea, ti puoi impegnare con Gennaro Di Stefano, il sindaco che salutiamo, che ha avuto un pit stop ma so che sta benissimo, quindi lo salutiamo. Gennaro, magari puoi sentire anche i proprietari, la famiglia Lallini, che saluto, è sempre protagonista con noi in Neve d'Abruzzo. 2022, fate le cose in grande perché potrebbe esserci una bella novità. Diciamo così, Maurizio? Sì, diciamo così. È normale che anno dopo anno a Mauro Vegni, che è il direttore del Giro, rappresento quelle che sono le peculiarità positive di questa regione. Devo dire che dal 2016, 17, 18, 19 il Giro d'Italia è arrivato in Abruzzo. Però se l'anno 2020 arriverà? 2020 in settimana ci sarà qualcosa, qualche comunicato da parte della regione. Saluto intanto anche Giuseppe di Tortoreto. Ciao Giuseppe, che ci sei venuto a trovare. Tra un po' arrivo da te. Andrea, sei il padrone di casa qua, queste sono le tue piste l'inverno. Ho scoperto che vai fortissimo in bici. L'idea che abbiamo lanciato, che ci hai suggerito di questo arrivo di tappa, so che ti piace tanto. Qui fate, c'è anche un campo da golf, ho visto, insomma ce n'è per tutte le stagioni. Ciao Andrea. Ciao Enrico. Ciao, ben arrivato come sempre tutto il team. Siamo i padroni di casa perché qua c'è anche Marcello Desiati, che è un ciclista, anzi è il ciclista più in forma di Rocca di Gambio, quindi c'è anche lui. E sì, parliamo prima del campo di golf. Quest'estate è stata presa questa iniziativa dalla stazione e lì dietro, con due maestri di sci della zona, che si sono presi l'obbligo appunto di organizzare per ora un campo pratica. Probabilmente stanno pensando nel breve tempo di qualche anno di fare magari qualche buca, anche una, due o tre, che qua la zona si presta assolutamente. No, non lo so, però il fisico ci sarebbe. Dicevo, questo sogno della tappa qui è un po' una cosa che avevamo pensato io e Gennaro, nel senso, insomma, Gennaro il sindaco, io l'ho spronato un po' perché ho visto appunto il Tour de France piuttosto che anche altre tappe con l'arrivo sullo sterrato. Secondo me, non capisco tanto di ciclismo, però questa parte qua della Campo Felice potrebbe prestarsi bene sia come pendenza che come distanza. Magari se Maurizio appunto, come ha detto, viene, la guardiamo insieme. Riprendo dal tuo collega Alfonso Trilli, ecco, faccio così, che salutiamo come salutiamo Paolo Di Ruscio, no? Che ci ha, sì, ci ha abbandonato un'altra, ha fatto bene in salita. Vabbè, ma sarà dei nostri le prossime puntate. Sarà dei nostri le prossime puntate. Giuseppe, io ti saluto, grazie per esserci venuto a trovare da Tortoreto. Un saluto agli amici di Tortoreto Lido, una località di mare meravigliosa come lo sono queste montagne. Io ti ringrazio per avermi invitato ieri sera e appena ci sarà un altro... Come ti sembrano queste montagne? Fantastiche, splendide, tutti dovranno venire qua su a provare. Grazie, grazie a Giuseppe Bortone, grazie a Donatello Ricci, telecamera, le riprese. Un saluto a tutti dal freddo e dalla piana di Campo Felice, alle mie spalle impianti di risalita. Tra un po' torneremo con Neve d'Abruzzo qui. Intanto, grazie per averci seguito, ciao! Allora